You ass! Come here, ass! Fuck! Io ho assistito proprio su Instagram alla nascita del primogenito leone. Io me lo ricordo. Seguivo Chiaretta e vedo nascere questo bambino bello, biondo. Lo seguivo tutti i giorni, era bello, era sorridente e divertente, senza un attimo di cedimento, veramente. Dico, questo è un super uomo. Solo una volta lui stava piangendo e vedi Chiaretta che prende il telefonino e ci dice: guardate che succede quando lo inquadro con la telecamera dello smartphone. Lui stava piangendo, appena vede lo smartphone inizia a ridere. E lei ho pensato, certo, questo a 2 anni già recita meglio di me, mortacci sua, però no, però mi stava ancora simpatico. Poi ho iniziato a vedere che c'era delle pagine fan. Io salgo, faccio sto lavoro da più di 20 anni e ho meno di 22.000 follower su Instagram. Lui a 4 anni e mezzo già c'ha 120.000 follower. E già un pochino mi stava, insomma, però ancora gli volevo bene, fino a che a un certo punto ho visto la casa che c'ha. E mi sono ricordato la mia infanzia. Io sono nato alla Magliana, un quartiere poverissimo, popolare, giocavo con Big Jim col braccio rotto e ho visto lui su questo attico, con questo super terrazzo, con una vera pista per treni che camminavano e lui stava sopra col cappelletto tutto tronfio, borioso, a fare il capo stazione. Ho pensato, sto bambino è un pezzo di merda. Un pezzo di merda. Ho appena dato il pezzo di merda a un bambino di 4 anni, cioè, non lo so, ma io lo odio, non è colpa mia, perché lo percepisco come un essere insignificante, borioso, inutile, tipo Andrea Scanzi. Sì, beh, non è colpa mia, sono loro che l'hanno reso soggetto pubblico, se no io non gli avrei detto niente. Ma voi vi chiedete mai perché mettono i bambini nelle Instagram stories? Perché tu smetti di vedere l'artista o l'influencer, inizi a vedere una famiglia e ti ci leghi come all'eroina. Voi pensate davvero ci sia anche una sola persona in Italia che segue Fedez per la musica che fa? Dai, lo segui in quanto zio, eh. Dice, vabbè, ma che problemi c'ha il piccolo leone, per esempio? È bellissimo, certo è bellissimo, oggi, e se diventa obeso? Pensa in prima elementare che lo inizia a bullizzare tutti, lui potrebbe vivere la crisi dell'attore hollywoodiano in mezza età a 6 anni. No, io l'unica cosa che mi tranquillizza è che Leone e Vittoria avranno una grande possibilità nella vita. Una volta compiuti 18 anni potranno andare da un avvocato e dire: avvocato, guardi, hanno i nostri genitori pubblicato tutta la nostra vita online fin da quando siamo nati, non abbiamo avuto il modo di dargli il consenso, ma secondo lei ci sarebbe la possibilità di chiedere un piccolo risarcimento danni? E cara Vittoria e caro Leone, io vi posso garantire che qualsiasi avvocato sulla faccia della terra vi risponderà solo una cosa: ye levamo tutto, mortacci loro! Tutto! Li mandiamo a vivere nelle fogne, mamma e papà. Sì, hai visto quel bel trenino? L'Eurostar ti compri. Ora, io non so se Leone e Vittoria diventeranno 2 influencer milionari o 2 psicopatici milionari, ma milionari lo saranno loro. Tutti i bambini che vedete su Instagram, no, non faranno mai una lira. E quindi su Instagram, se non influenzi nessuno, vuol dire che sei influenzato. Quindi ogni volta che pubblicate la foto di un bambino sui social, è come se lo steste consegnando a questo mostro che lo farà sempre sentire infelice, lo farà sempre sentire inadeguato e lo porterà a votare per persone che nemmeno avrebbe voluto votare. Io l'ho capito che a voi di etica non ve ne frega un cazzo, però so bambini, raga, che vogliamo fare alla fine di quelli che hanno scritto la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo? Vi ricordate? Dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1948, scrivono sta bella cosa. Quando? Nel 48. 3 anni dopo che abbiamo buttato le bombe a Hiroshima. Quindi loro facevano i fighi, noi i diritti dell'uomo, e in Giappone nascevano 2 capocce già. Allora dico, no, facciamolo subito, io stasera voglio scrivere la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Essere Umano sul web. Avrei detto uomo, ma la comunità LGBTQAPK+, mi cacherebbe il cazzo, quindi essere umano. Fino al compimento del 13° anno di età, tutte le bambine e tutti i bambini hanno il diritto di vivere nell'anonimato. Punto.